Vino e cucina con una bizzarra e commerciale. Questo è il titolo del libro scritto a quattro mani da Bruno Vespa e Antonella Clerici. Un matrimonio d'amore per chi è innamorato della buona cucina e del buon vino. 100 ricette abbinate a 200 vini italiani. Un'idea scaturita dalla mente di Bruno ha esordito durante la presentazione in Sala Vivaldi nella prima giornata del 46esimo Vinitaly di Verona Antonella Clerici. Un giorno mi ha telefonato e mi ha detto: dobbiamo scrivere questo libro. Anche perché, ha proseguito Bruno Vespa, con il suo programma quotidiano, La Prova del Cuoco, ha tantissime ricette originali, oltre ad abbinamenti decisamente soggettivi. C'è anche qualche spericolatezza, me ne scuso, ma lo ritengo interessante ed intrigante. Tutte le regioni sono presenti perché tutte hanno piatti e vini da conoscere ed apprezzare. Abbiamo anche pensato al momento di crisi economica, con prezzi dai 5 ai 10 euro e qualche bottiglia più consistente. Dopo essere passato indenne dalla politica, immagina se Vespa non riesce a superare anche le future critiche per questa nostra idea, dice Antonella. Ma cosa c'era di nuovo da raccontare? Ma che questo è un argomento appunto che si può sempre fare, parlare di cucina, parlare di ricette in 2500 modi, e che siccome noi mangiamo mezzogiorno e sera sono instancabili, nel senso che non finiscono mai, c'è sempre un modo diverso di fare le cose, modi nuovi, culture nuove, pentole nuove, bicchieri nuovi, assaggi nuovi. E quindi che è davvero, soprattutto per noi italiani che amiamo così tanto la tavola, i vini, insomma la cucina, sono anche la mia trasmissione può essere infinita. Come è infinita tra l'altro anche la serie di ricette? Questo è il paese dei mille campanili. Il paese dei mille campanili, ma stavolta ben vengano, perché devo dire che in ogni regione italiana ci sono dei vini straordinarie. La cucina regionale la conoscevamo, ma ci sono dei vini, non esiste, e almeno io credo aver citato tutte le regioni italiane qui, ma non ho fatto nessuno sforzo, perché veramente ci sono dei vini fantastici dappertutto, alla Valle d'Aosta, alla Sicilia. Sfruttiamo la nostra diversità per proporci al mondo come un grande paese da visitare e da conoscere. Purtroppo è incredibile che l'Italia non riesca a farsi visitare di più. Che la gente vada di più in Francia o in Spagna è una cosa che non riesco a capire, francamente. Forse questo sono i prezzi un pochino. Abbiamo un patrimonio di cultura che vale la pena esportare. Da un paio di migliaia di anni. Leggendo questo libro, vien voglia di mettersi subito ai fornelli, ha aggiunto la moderatrice, giornalista del TG1, Anna Scafuri. E tra il numeroso pubblico è partito l'applauso.